sono pezzinati nella mia stanza fondamentalmente, cioè, quindi nell'arco di un anno quasi ho registrato, quindi nella maniera più proprio spontanea e neanche, anzi, cioè l'idea non l'avevo del pezzo, come tu dicevi prima, è nata successivamente, cioè mettersi lì, provare delle cose, dei giri, delle cose, eccetera, eccetera, in un anno vedere che veniva fuori delle tracce, no? Dei frammenti appunto che erano per me dei pezzi. C'è un discorso di molta essenzialità anche nella produzione, cioè stesso posto, stesso microfono, stessa chitarra, con arrangiamenti diversi, però è proprio veramente chiuso in un certo senso. Una registrazione è un mood assolutamente intimista e quasi ingenuo in qualche modo, come ti posso dire, cioè stai lì nella tua stanza e ti metti a registrare delle cose, vengono fuori dei bozzetti e che però ti sembrano insomma tali da poterne fare un disco. Ai tempi era una cosa anche abbastanza non cercata, cioè molto molto spontanea. A oggi forse la diversità sta forse in una leggera, neanche troppo, scrittura in più. Quindi se prima erano appunto un po' frammenti, adesso ci sono un po' più di pezzi intesi come appunto tali. Sto ascoltando sempre più e sempre meno, diciamo così, cose degli ultimi anni, piace sempre di più ascoltare musiche primitive o comunque cose magari di anni, dei primi anni del Novecento, più anni 20, anni 30, da musica hawaiana piuttosto che musica africana. Mi piace tantissimo negli ultimi anni quel tipo di passionalità e visceralità nella musica. Io non posso mai avere comunque uno sguardo, diciamo così, appunto, verso quel tipo di feeling, no? Quindi un mondo primitivo, istintivo, eccetera, ma non posso pretendere di avere lo stesso impatto e la stessa forza, perché appunto sono cose che non vengono dalla mia cultura, cioè nel senso lì è una cosa veramente culturale, dove lì non è musica, è proprio parola. Già mentre le suono sono già codificate da un essere contemporaneo, perché comunque non, almeno spero di non le faccio con un occhio appunto di tentare di ricordare quel mood, ma solo un discorso fondamentalmente di gusto chitarristico. Il finger picking, per dire, è una tecnica chitarristica che già se la suoni e puoi suonarla come si suonava John Fay anni e anni fa, come la suoni adesso, manda subito su chiaramente un mondo di un certo tipo. Però se lo fai, secondo me, non in maniera appunto di richiamo a quel mondo lì, ma lo fai in modo, tra virgolette, onesto, nel senso con un occhio disincantato, viene fuori forse solo appunto un discorso veramente di tecnica chitarristica abbinata al tuo gusto, che è contemporaneo per forza. Quindi ecco, la speranza è quella di non cercarlo quando lo suono, e non credo di farlo. Xabier molto più su un versante elettronico e di timbri e di oscurità, comunque cose molto più legate alle cose più primitive, più tribali e più, diciamo così, astratte in un certo senso. Andrea è totalmente invece un'altra cosa, nel senso che lavora molto di fino, lavorando sulle frequenze, lavorando sulle percussioni, lavorando su tutta una serie di dinamiche che non ha niente di, come ti posso dire, impatto fisico che può avere Xabier. Lavora veramente su delle cose molto delicate. Il mio approccio è anche quello. Con Christoph Hangen lavora tutto su una coesione tra me e Andrea, che se si perde quella si perde anche veramente la linea del concerto, perché lavoriamo tutto su delle piccole cose. Non abbiamo mai né dei picchi né dei silenzi, è sempre una specie di linea retta che ha dei piccoli cambi. Con Xabier è quasi l'opposto, con Xabier veramente ha dei momenti di silenzio, dei momenti di grandissima dinamica, quasi rock, e ha dei momenti di tribalismo, ha dei momenti più, tra virgolette, che possono essere più folk, quindi più roots. Però l'approccio è sicuramente, da parte di Polvere, molto più altalenante, con delle dinamiche che sviaggiano durante il concerto. Con Andrea è veramente una cosa molto più fissa, che però dentro
con attenzione si percepiscono delle varie onde che variano all'interno del pezzo. I sedi sono veramente semplicemente l'esatta combinazione tra me, Alessio e Alessandro. Ed era quello, proprio quello che veniva fuori da quelle tre persone lì, e solo quello poteva venire fuori. Il loro è appunto sicuramente tra le esperienze più importanti che ho avuto nella mia vita, in generale, non solo di gruppo, ma anche umana. Finita per, come tante volte capita, credo che sia stato il fatto da parte mia che non riuscivo più, ad esempio, ad andare avanti sotto certi atteggiamenti o certe interazioni per me sbagliate che stavano logorando proprio sia il gruppo che personalmente anche le persone coinvolte. Il discorso fondamentale era che io vedevo la cosa come una cosa fortemente attiva dal piano anche live. E per me, ad esempio, quel gruppo lì non poteva mai essere un gruppo da studio, o comunque non riuscivo a vederla così, nel senso che comunque per me era un gruppo che esisteva se aveva dei concerti. Se non li aveva e per mesi non suonava, per me voleva dire un po' avere una cosa in stand-by, fondamentalmente. Il discorso è abbastanza chiuso. Io sono anche abbastanza aperto a dire che la cosa potrebbe anche avere un futuro, se chiaramente il discorso deve cambiare da tre persone che vedono le cose in maniera molto molto diversa. E quindi non lo so, insomma, se avrà un futuro questa cosa, un seguito ancora. L'etichetta intanto è un po' in stand-by adesso, perché non riesco a starci dietro, detta proprio in maniera Sì, ho proprio visto. molto 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 serena. È nata come una piccola realtà, come è, a fare delle cose a livello seriale, pochissime uscite, magari appunto 2-3 all'anno, mirate con poche copie, e il discorso è solo renderle fruibili fra quelli che le hanno e cercare di vendere dal vivo in maniera molto molto tranquilla, e soprattutto per progetti che magari non hanno un'entità così forte da poterne fare un CD da 500.000 copie. Quindi è una realtà che c'è ancora, non lo so quando ci sarà un altro disco, vediamo, ma gli stimoli ce ne sono tanti e comunque dipende anche veramente solo da quando dico ok, cioè ho tempo per farlo, perché è una presa anche un po' in giro poter dire sì, lo faccio e poi magari non ci sto veramente dentro a farlo. Ma sai, quando vai in un posto per suonare è chiaro che quello che poi ne viene dalla tua idea di quel posto non è solo i concerti che hai fatto, no? Ma è soprattutto anche il posto che hai vissuto, no? Quindi il feeling che hai con le persone, i luoghi, ad esempio Israele. Essendo dei concerti molto molto belli, con persone caldissime, però a livello di posto non direi mai un posto in cui io vivrei, per dire, comunque non è un posto per me eccezionale. Il Giappone è stato invece così, un feeling in comune con probabilmente quello che io cerco nelle persone, nel luogo in cui sto, che è incredibilmente a mio agio, sono sentito a mio agio, quindi grandissima qualità di vita, di persone, è un pubblico caldissimo, molto curioso, il più curioso che ho visto in vita mia, che vuol dire tanto, insomma, se fai delle musiche comunque che devono incuriosire, per un pubblico molto curioso è chiaro che secondo me viene tutto molto più facile. C'è una grande rilassatezza nei rapporti umani. C'è una gran tranquillità e un star bene con se stessi e con gli altri, che in tutto il mondo, cioè dove sono stato io nella mia vita, non ho mai visto una cosa del genere. Il cibo è vabbè, è veramente indescrivibile, insomma. In che senso? Vabbè, io sono un amante del pesce, quindi Ah! fondamentalmente credo che potrei stare lì solo, anche solo per quello, insomma, anni. Ciao a tutti coloro che seguono lo Zero e a coloro che tifano Nerazzurro, che sono comunque sempre in forza. Sono persone passionali, quelle. E E scorpione. Scorpione anche, esatto. Scorpione Nerazzurro.